ascolto ciò che stai dicendo, seguo questa via. Destinato, resto qua ostinato, quindi così sia. Due secondi senza questo suono e c'ho la nostalgia di ciò che pensa questa gente, non mi frega niente. Ciao ragazzi, dice ragazzo, vita merda, siamo dei parrucchieri imbizzarriti. Imbizzarriti. Ho fatto un nodo. Siamo tornati, ragazzi. Ancora siamo tornati. Finalmente tornando al disco di rancore. Chi è quella Cuban Doll? Perché hai le bambole cubane sul. Che cazzo se ne frega a te? Mi piace guardarmi le bambole cubane. Beh, e spimpettarmi. Andiamo a Santo Domingo, non ho il passaporto, è vero. Bene. Allora, io direi cominciamo perché è molto lunga la situazione qua. Skate park. Quindi è un tributo di NoFX. Probabilmente. Noi l'ascoltiamo e poi vi diamo e le nostre notizie. Tagli l'elastico. Vai. Cos'è sto rumore di merda? Ah, è figo. Ricordo quando dicevo che in questi casi si skata meglio forse. Una candela utilizzata solo per la cera. Una bisogna per fare un po' di punk californiano, sì. Ma lui ha fatto tante combinazioni. Allora raga, il pezzo è molto molto figo. È nostalgico lui che avrebbe dovuto fare una cosa un po' cantata nel ritornello. Ma magari non dico la NoFX, però molto californiano. Beh, ma se non ha la voce non può farlo. Ma si portava però il pezzo. Anche la chitarra sotto. Non è messa a caso la chitarra, perché la musica da skate riprende quel tipo di musica. La musica da skate è il punk skate californiano proprio per definizione. Comunque Tony Hawk all'epoca avevano fatto una bella fusione di roba. Però c'era molto più rock e punk. C'era anche tanto crossover. Sì, vabbè, perché poi è quello. Secondo me anche qua c'è un'altra dietrologia, soprattutto nel ritornello. Allora, sembra un deserto, non c'è nessuno nello skatepark, quindi adesso non c'è più nessuno. Sì, che quando da ragazzo dice minchia, meno male che non c'è nessuno, adesso dice minchia, ma non c'è più nessuno che skate. Sono rimasto io l'unico stronzo vecchio, senza amici, con l'asfalto rotto, non posso. E invece skateare. Prima non li volevi. È la stessa cosa che succede a noi, minchia, prima erano tutti adesso avecene, e invece. Capito? Esattamente quello. Infatti, come sempre nasconde sulla dietrologia, che poi in realtà lui è uno skater, si sa anche per i termini, per le terminologie usate. Mi è piaciuto tantissimo. La potenza del C sui piedi scaricata sulla via come Bruce Lee. Sì, attraverso il piede, sì. E poi fai arte marziale. Perché è vero? Vabbè, sì, equilibrio, minchia. Io non ho mai fatto skate perché avevo paura di rompermi ginocchia, rotule, caviglie, menischi, denti, ginocchia e gomiti. Te non ho più tanta pazienza come quando provavamo quei varial. Insultavamo stronzi quando ci urlavano che eravamo in Italia. Che io mi ricordo America. All'epoca dicevi minchia, sei in Italia, che cazzo hai in giro con lo skate? Invece adesso c'è un botto di gente che va in giro con lo skate. Fortunatamente. E non sono neanche punk o rapper, sono solo. No, skater, ma mi piace molto la cosa. Anche perché è uno sport e viene portato. È una cosa alternativa comunque. Sì. Vabbè, bella sta canzone, centro sociale. Allora, qui secondo l'intervista che ho visto a Sto, lui dice che questa è la prima canzone che ha scritto del disco. E ovviamente non parla dei centri sociali, ma parla di interiorità. Per pararsi il culo. Secondo me, per pararsi il culo. Secondo me anche lui si è rotto il cazzo di queste zecche con i papà, dentisti e avvocati. Sì. E dice: ah sì, allora centro sociali libri, che scrivono i libri Harmony e ti segnalano il canale. Sì. Scrivendo in California, guarda che i hanno detto nigro, sono dei razzisti. E poi fa: ma che cazzo dici, coglione? Vabbè, quello sì. Lo sappiamo quello. Anche noi, abbiamo gli informatori, coglione. E no, è solo che ancora non ti puoi esporre, sennò poi è un cavallo non suona più. E allora dice: no, ma parla dell'interiorità, mica ecco. Di quelli finte. E quindi noi adesso andiamo a sentirla. Vai a dopo. Ancora! Tempo per cacare farfalle in un reale. La razza musica di plastica. Racconto stanzi, fanni cattivi. Poi sono chiaro. Prato cutale, superficiale da più cranio. Che cercano di vendermi massoneria. Uso parole sbagliate, cosa nel pollaio, scatti da mania. Con la notte sogna bollo che porto un messaggio lirico. Ma io non copio la mente. Voglio una lametta che di che cosa parla questa canzone? Allora, leggiamo il testo perché a parte, allora, filone dei testi medi di rancore è: siete tutti della merda, le merde. Io almeno non faccio successo, ma non sono una merda come te. È vero, fino adesso è quello. Fino adesso è quello. Quindi più che rap sembra che aliti. Testi aridi, mi sto nutrendo di crisalidi in tempo per cagare farfalle in un reality. Certo. Quindi mangio gente inutile, però poi quando vado in un reality mica sembro poi. Bravissimo. Mica il dio in terra. Il family friendly. Ok, radio a palla, fumo in palla. C'è lei che in pratica è simpatica se non parla. Sì. Capito? Che è una citazione di 16 bar. Chi mastica musica spastica non la balla. Chi fa ginnastica gli basta musica di plastica. Certo. Quelle radio di merda che mettono quando c'è. È interessante, comunque è molto bella la frase. Esatto. Perché la ginnastica è proprio una cosa che impersonale, non è uno sport, non è una danza. Sì, 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 sì,
ginnastica. Sì, sì, sì. Poi dice: falla, racconto strazi, problemi cretini, perché mi ringrazi? Perché sono lontano dagli altri ragazzi che fanno i cattivi, poi succhiano cazzi? Tutti sti gang gang e poi. Altro disco io abolisco. Altro rischio, sono un uomo, mica partorisco. Cosa vuol dire mica partorisco? Sono mica una donna. È solo egocentrismo, che se lei mi tradisce, dopo anch'io mi tradisco. Capito? Ah, tu mi hai tradito, anch'io mi sono tradito. Non era il rapporto al centro, ma ero io al centro stesso, del rapporto. Molto pesante. Da quel giorno una forza mi scollega. Sto di merda quando entro in discoteca. Da quel giorno è un problema fumare l'erba legale, come se fosse tutto. Questo non l'ho capito. Anch'io, da quel giorno è un problema fumare l'erba legale. Non gli piace l'erba legale. Mi dispiace, Honest, ma a lui è ancora quelle robe dei marocchini, quelli veri. Non mi sento speciale, non divento commerciale, non tolgo questo accento provinciale, quello che dicevamo. E qua parla più della musica e di come dovrebbe, per fare successo, comportarsi. Quindi andare a party VIP, certo, far vedere che sorride, togliersi l'accenda romanaccio e merda, fatti vedere, strappati uno strato cutaneo della serie, mettiti una cazzate, no? Mi segno l'ipotalamo, così non mi sbaglio, e dopo mi lobotomizzo con il trapano in bagno. Poi è diventato fibra, però con più vocabolario. In realtà è una citazione a un vecchio utilizzo di delle droghe, però... Ok, ah sì, quello che mi dicevi, okay, tu, la droga estrema di trapanarsi il cervello. A volte penso che mi divertono quelle canzoni che mi vendono personeria. Il movimento di denaro, amici miei massoni, che cercano di vendermi massoneria. Capito. Solo su un altro sfoghi l'antrofobia. A volte ho troppa euforia, ma c'è chi vede follia più nella telepatia che nella telefonia. Cosa è meglio, fare black block o stare a casa a aprire un bel blog? Sta rima l'avevo scritta anch'io ai tempi, ma non l'ho mai registrata. Adesso diranno che l'ho copiata da rancore. Tutto uguale per l'uomo in questo vociare sul nuovo quesito, su chi è il Cristo da incrociare. Sembravi molto contento e curioso, tu che puoi vedere i tuoi miti sempre più ingranditi, quindi dall'internet. A volte sembra violento, pericoloso, più fare una band che fare i banditi. Sì, perché si sparano con la polizia, sgomma, sa col te, e poi i banditi veri ne fanno di meno. Se non sa usare, rimorchia. E lei si prostra. Certo, sì, credo nello senso. Mi può aiutare una prostata. Insomma, che rispetto che in culo. Ma la prostata però ce li hanno solo gli uomini, quindi anche a rancore, come agli Arcade Boys, piace il ditino in culo, certo, quando glielo succhiano. Per tutti i fulmini di Giove, porto un corpo biochimico, buono nel pollaio, scatti da maniaco. La notte sogno Apollo che porta un messaggio lirico, ma si ubriaca il primo bicchiere di Dionisiaco. Secondo me, questa è per tutti i fulmini di Giove, buono nel pollaio, serve solo a fare la rima con Apollo e poi... Sì, e sciovinare delle cose, lei. Cioè, una netta differenza tra un burattino e una marionetta. Bello. Dipende da dove il controllo tiene la stretta. Ti abbraccerà, ti appenderà, dipende se è schiavo dell'abisso della vita, o della vetta. Ho capito. Questo rap non è arte solo perché è articolato, anzi, esagerato, anzi, popolato. Voi fate rap al cioccolato. Questo è il rap del bambino che non hanno coccolato. Quindi della serie siete tutti figli di papà che fate i malandrini, e io invece, che la mia mamma non mi coccolava perché non mi voleva bene, e adesso sono rancore, ovviamente. Tira sulle braccia che sembrano due torri. Odio i pezzi americani che rincorri. Però se non funzionano li copio l'America. La metrica. Tira sulle braccia che sembrano due torri, che se mi autolesiono copio l'America. Bello. Twin Tower, questo, te la butto lì. Comunque un freestylone questa, non è un freestylone... Forse la meno potente del disco. Beh, sì, in realtà è come al solito, va sempre contro la nuova scuola. Sì, è il suo classico pezzo alla rancore freestylone che ci sta, va bene. Ci sta perché spezza, perché subito dopo c'è Arlecchino. Avanti. Adesso mi ha detto Fada che questa canzone è pesante, però in realtà è molto bella. Molto bella. Quindi diciamo che Centro Sociale è quella più debole del disco finora. Centro Sociale? Che sì, è o quella... forse devo dire no, ma questo disco è fantastico dall'inizio alla fine. No. Il tuo timbre è fighissimo. Centro Sociale è uno di quelle che effettivamente anche quando poi mi ascolto il disco è quelle che schippo. Ma perché mi lascia meno, capito? Non... Vabbè, rispetto alle altre. Arlecchino. Un comportamento adesso che ti fantastico non c'è niente se assento. Per ogni canna una calamì contro i predatori del tempo. Come tutti i colori. Stop, perché la dobbiamo fare pezzi. Per pezzi. Allora, intanto ragazzi, ha citato tantissimi cartoni animati e fumetti della nostra generazione, infanzia, perché certo, era ancora un anno in meno di me, credo. Più o meno siamo coetanei con l'attore. Okay. Quindi noi abbiamo capito tutte le citazioni. Il primo pezzo parla chiaramente dei fumetti, dei fumetti e videogiochi. Cartoni animati, lui dice, non sarà iconografia dei ragazzini. Esatto, quindi dei nostri. Quindi non si arrampica tra i palazzi come se fosse un ragnetto Spider-Man. Non ha uno scheletro da adamantio e rigeneramento. Non ha villa con maggiordomo Batman. Né superpoteri da superuomo. Superman. Quando è se stesso davvero, non sa tenere un comportamento. E adesso che di fantastico non c'è niente, si è sciolto anche il quartetto. Fantastici 4, il quartetto. Allora, qua si parla dell'italianità che non riusciamo a tenere il controllo perché abbiamo subito un botto di roba e non siamo supereroi. Esatto. Ecco. E se la sera esce dopo cena, non sa saltare da un tetto. Eppure è così veloce che puntualmente fa tardi all'appuntamento. Qua sei Danti. Tu queste cose ancora no. Ha spiegato comunque, esatto, la cosa italiana. Che sei sempre
ritardo. Comunque siamo in ritardo. Non vive nuvole d'oro Goku, credo. Goku. Non ha stelle incise sul petto. Kenshiro, le sette stelle incise sul petto. Al primo palleggio che ha fatto a calcetto, una pallonata sul setto. Quindi altro che ho le Benji, proprio pallonate. Per ogni canna una calamita. Naviga contro vento. Quindi Sanpei. Sempre vittima dello spazio contro i predatori del tempo. Appunto, i predatori del tempo. Qua ve l'ha detta, secca. Sì, non veste la scolaretta, Sailor Moon, da Repubblica Marinara. Sì, sì. Non ha costruttori che mettono in atto una macchina d'accessori. Yattaman. Ah, Yattaman. Sai che pensavo ancora a Batman? No, che è la guerra di bottoni. Okay. E non ha un guardaroba che varia, ha costumi prodotti in Italia. Perché bellissimo. Quando sta rabbia va oltre il verde, assume tutti i colori. Quindi ecco, Hulk. Io questa cosa però vorrei cercare di capire se lui avesse inteso anche situazione politica. Sì, quindi quando sta rabbia va oltre il verde. Quindi non sta a prendere solo con i negri perché c'è un partito che Bravo. Dice i problemi sono tutti dei negri, quindi la Lega. Ma assume tutti i colori. Tutti quindi i colori diventa... dell'Italia, rosso, nero e verde. Che bandiera è rossa, nera e verde? Mica no, l'Iran. I colori dell'Italia. Sì, no, pensavo ai colori politici dell'Italia, fondamentalmente stavo parlando. Rosso, bianco. Colori politici dell'Italia, rosso, nero e verde. Ma come si dice a Roma? Pezza. Se non abbiamo ora pezza. Sì che ho capito. Perché a forza di prendere pezze, che la mamma gli ha fatto un vestito. Questo è un detto romano. Che pezza, che palle. Esatto, a furia di rotture di coglioni, la mamma gli ha fatto un vestito. Un'ombra si aggira a Venezia. Ha rubato alla corte dei diavoli. Se conosce una strada diversa, gondoliere, portalo a Napoli. Poi qua c'è la drum and bass. Un paese che è nato da tanti pezzi, questo si è capito, collegati nel tempo da un'aria che poi piano piano ogni pezzo ha unito, certo. Quindi il ventennio, credo. No. Sì. Ora un'ombra si muove in Italia, ha rubato fingendosi una parodia, conosce una strada secondaria, gondoliere, portalo via. E qua è sempre il rap, ha rubato fingendosi una parodia. Vestito da spazzacamino, poi ruba negli anelli quando fa l'inchino. Prima era tutto nero corvino, poi rosso amaranto, poi verde turchino, verde, nero, rosso, sì. Verde. Ciao, saluto Arlecchino, Napoli, Bergamo, Firenze, Palermo, Milano e Torino. Qua vi fa capire l'Italia, cioè questa fa la capire truffaldino, che il povero che la canzone parla dell'Italia, non parla proprio di Arlecchino. Sì, quindi, ovvio. Ma lo spiega proprio, cioè questa l'Arlecchino era la maschera tradizionale del povero che si era fatto il vestito con tutte le pezze dei vestiti che gli altri buttano, comunque con le pezze. La mamma gli aveva preparato. Sempre, tutte le maschere erano quasi tutte povere in canna, sempre affamati e cercavano sempre di essere truffaldini. Infatti giravano tutti col bastone, no, alle nostre maschere italiane, perché poi ti menavano anche. Era per non farsi riconoscere, poi lui intervista dice anche che le maschere erano fatte per dire quello che volevano verso i reali in modo che non venissero poi riconosciute nella vita reale. Sentiamo il secondo pezzo e poi leggiamo il testo. Lo sentiamo? Sì, dai. Non diventa insetto, Marco, il cavallo che aveva c'è la pantalone. Quello sembra rottura di cazzo e terra. Qui ha fatto un po' una citazione a sia alle favole tradizionali che alla letteratura classica. Io ho colto però poco qua, perché qua è veramente un po' eterea la ci ho colto veramente poco. Allora, diventa insetto, credo che Kafka, esatto. Nella Stige la madre ha sbagliato e infilato soltanto il tallone. Quella Achille. Il giro del mondo in 80 giorni, che comunque è sempre Verne. Non veste più largo il cavallo che aveva c'è la pantalone. Questa è una citazione anche italiana del detto. Del cavallo che aveva paga pantalone. Che sarebbero i miei pantaloni, pago io con i miei soldi, capito? Sì. Però non capisco. Cioè, parla sempre dell'italiano, ovviamente. Perché poi capisco. Non scenderà come il barone rampante, come un visconte, non si dimezzerà come il visconte. Ma è sempre di Italo Carvino. Ma quando cliccò Virgilio trova una finestra per l'aldilà. Certo, Virgilio ovviamente. Ok, quindi allora posso dire ma bazzica sempre da solo, all'inferno e Gerusalemme non libererà. La storytelling, a parte le citazioni, sì, parla della persona, dell'italiano. Sì, ma è molto astruso lo storytelling. E dov'è un amico che va sulla luna dove il senno è chiuso dentro un'ampolla? Questa è una citazione che non sappiamo. Che sarà? Astolfo sulla luna nel 34 Orlando Furioso. Vabbè, ma Orlando Furioso io ero rimasto che tirava giù gli alberi a spadate. Ah sì, dei dolci in casa. Sarebbe di pasta folla, per poi Hansel e Gretel. Sì. Laura si accolla, poi Francesca era un po' prematura, Luca si buca ovviamente. E Laura non c'è. Prima di vendere l'anima al quadro non vide che era una caricatura, quindi Dorian Gray. Dorian Gray non cerca il patto con diavolo, se è una rottura di cazzo eterna. Questo non lo so. Ah, sempre Dorian Gray, sì, per sì, vite al limite tra un castello che vola e un mondo nell'entroterra, quindi è il terracavismo di Julius Verne e il certo. Castello che vola di Howl. Tra l'altro io ho letto un libro fantasy ultimamente e le isole galleggianti, sai che vedi tanti videogiochi. In tante cazzate, li ha inventati uno scrittore fantasy ma prima di Tolkien, quindi credo all'inizio di questo secolo, anni 30-40, però non mi ricordo come cazzo si chiama. Non parlare di cose che non sai. Ora un'ombra si muove in Italia, ha rubato fingendosi una parodia, conosce una strada che secondo si gira per l'Europa, era lo spettro. No. Tutto condito dalla fisarmonica. Una vita puttini sdraiato sul fiume del divertimento. Ti dà solo un bacio di fretta. Non arrivo un elegante, lui vola usando l'ombrello. E te lo portano su. Lui non ha dei colori uniformi. Che
parla di lui. È autocelebrativo. Qua parla, no, no, è, non è autocelebrativo, è proprio parla semplicemente di, cioè, l'italiano medio, e poi c'è lui che non è l'italiano medio. Okay. E fa tutte le analogie con i grandi quadri, grandi quadri famosi. Qua è Van Gogh, i figli mogli in mezzo ai papaveri, sì, i girasoli, i mangiatori di fagioli, sono tutti i quadri di Van Gogh, credo. Comunque di scuola olandese. Non ti urla davanti quando gli amici lo lasciano solo tra i fiordi, è l'urlo di Munch. I rettili che sono fuori dai fogli per non cinico i cuori, non lo so, però la vita a puntini, si è detto sul fiume, e Pollock, quello che faceva, sì, tutta, sì, puntini. Sì, sì, sì. Quando c'è un'ombra che lo aspetta, non ti dà solo un bacio di fretta, questa non lo so. La rivoluzione, che è il popolo, qua è il terzo stato, il questo cammino, l'ho scoperto. Sì. Non fa colazione sull'erba, un po' che non vede una tetta, quindi sarà un quadro di un picnic. Che verde sei? Senza vestire né elegante, non volo usando solo l'ombrello. Sai, il cazzo di, sì, Dandy, sì, con l'ombrello, sì, è una mela, la mela, questa, sì, non è Dandy con l'ombrello, sì. Filosofi della sua crew non lo portano giù, non lo portano su, quello è sempre. Lui non ha quello uniformi divisi con l'orighello, quindi là, l'avanguardismo quello nostro. Prova a cliccare. Nostrissimo. No, voglio saperlo io, come si chiama? Si chiama, come si chiama? Il, oddio, futurismo. Sì. No, Piet Mondrain. Ma io sono sempre per il futurismo, però. Vabbè, per quattro colori, ne servono molto di più. Qua è sicuramente l'icoso, Warhol. Non è luce in faccia che chiama il ragazzo nel buio, la sua vocazione. Non lo toccano neanche con un dico quando sta in fase di creazione. E per rompere questa realtà con la voce che squarcerà questa canzone, non è vero che non sono un rapper, non è vero che sono un'imitazione, sono rancore. Outro. Va bene, Arlecchino. Sempre molto chiaro, quando scrivi i tuoi testi, mi raccomando. Non lasciare nulla all'interpretazione, spiega sempre tutto. La preciso. Cosa bella è che ci sono tre significati. La capacità di scrittura. Minimo tre significati. Minimo, perché se effettivamente poi io mi sono fissato con quella roba dei colori, non so manco se fosse vera o semplicemente una mia pazzia. Poi sei daltonico te. Bravo, non è vero. L'unica cosa che non so è daltonico. Ciccione sì, ma daltonico no. Ciccione daltonico buffo. Andiamo avanti, facciamo l'ultima e poi l'altra la facciamo la settimana Vabbè, prossima. Comunque Sangue di Drago è la migliore. No, non è vero, Arlecchino è veramente Sì, ma la sono sentita ieri e mi sono sentito speciale e anche empatico, perché mi sono messo a piangere. Invece no, sei solo un ricchione, come dice Rancore stesso. Io invece Arlecchino penso che sia la canzone più bella che è stata scritta nel rap negli ultimi anni. Nel rap negli ultimi 10 anni? Sì. Guarda che se ti sente Lolo ti taglia la gola. Non ho detto il disco più bello. Scusa Lolo. Quando piove, quando piove voleva scopare qua, mi sa. Non trovo in mente. Quando piove sotto gli alberi non piove. Sento paura agli incubi. Usava io che nelle gocce mette microchip. Ci appannavano, ero mi. Mi avete educato a dire. Non so di cosa stia parlando. Sotto gli amore mio con quanti vecchi aneddoti ci hanno cresciuto per tenerci fermi questi pochi etta. È molto molto io criptica. Io mi sono fatto un'idea, tu? Io mi sono fatto un'idea della società, di lui, del fatto che è stato estrapolato dal suo insieme, dai suoi amici, dalla sua compagnia, dal suo modo di vivere, che una volta è ovviamente una cosa contro la società. Io pensavo alla società che ti convince, sì, con leggende, con dogmi, con si vive così, devi fare così. Bravissimo. È giusto così, perché tutti fanno così, perché tutti hanno sempre fatto così. È veramente l'assurdità di certe cose, però le facciamo anche noi, perché siamo ormai programmati per quello, per farlo, certo. E quando si dice ma si potrebbe fare così, ma non lo fa nessuno, ma è un'utopia, è una minchiata, e lui alla fine dice vabbè, io mi mancate tutti, ma io non voglio essere un'anomalia, perché vivere così è anomalo, non è, io voglio non essere è, parte, non è in sintonia col mondo. Quando dice la luna, quando diceva la luna mostra la faccia sinistra ed è pronta a vestire, ad ammagliare il cielo con l'abito bianco, e la luna nascente, sì, ed è pronta ad ammagliare il cielo, perché poi nascendo diventa piena con tutto l'abito bianco, mentre la faccia destra è perché sta già la luna calante e quindi si andrà a nascondere dalla vergogna. Rancore. Ma perché io e Rancore siamo dei poeti, dei sappiamo se ricchionati, io te non ci arrivi. Poi la bella etnica, la cosa ci sta. Ma perché ha preso tutto e l'ha sempre l'ha spostato in un'altra, sì, una cosa realtà, sua. Capito? È però molto bella. Rancore, o canti o non canti, non puoi accennarmi un flow cantato. Però se non sa cantare, perché no? Questo è carino, è una buona cosa. Ma io non è che posso sempre dire che sono tutti bravi, buoni e belli. Secondo me, se cantava lui con la sua voce da stronzo, un po' sporca. Sì, veniva fuori un po' muro grattata, del canto. Veniva fuori che un po' rappava, un po' cantava. Mica l'ha fatto Nerone, non lo può fare lui. Rancore. Non aver paura di diventare grande. Tu prova a cantare, sperimenta. Il mondo è pronto, tanto non fai più comunque. Buttati. Allora, no, bello il pezzo. Allora, questo e Sangue di Drago sono i due testi più fighi. Questo pianeta, ma avete tutti quanti ascoltarlo. Questo bene. Pianeta è stata prodotta da 3D e Schioffi. Ecco. La canzone è molto bella, io la conosco ma non l'ho mai studiata. E che cazzo è? Vai a fare il tema a scuola. Ho paura che questa sia proprio così. Adesso andiamo a sentirla. E mi sa che la facciamo. È l'ultima? Sì. Paniche. Questa secondo me
sarà quella più vicina a te. È l'illusione. Quella più vicina a te. Ci avete dei problemi, ragazzi. Senti com'è Voltron. Pagine di obliterazione dell'inconscio. Mi scala infinita. Questa tecnomadre non li vuole un paese, un egregore di pendoli di popoli. Le porta al chiaro. Ma non odio questo pianeta. Al Cairo con uno zaino fino a Zion. La colpa è ricaduta su una lotta creata da una chimica segreta controllata da me. Sono io alla fine. Ma gli umani possono andarsene a fare si innamora della parola di ciò che dici. Noi 13 barre, senti un po'. Adesso tutta io, sì, canzone, me la spieghi. Non capisci un cazzo, te. Può essere che comunque questa sia la giusta chiusura di tutto il disco? Cioè, tutto il disco viene concentrato in questa canzone. È un grido di. No, questo è proprio. Prima era il disco. Questa è la sua visione della vita. Prima parlava del rancore e qua parla d'essere umano. Allora, se scolorite il tuo ologramma, ti fa solo pensare che in realtà questa è come in Matrix, no? Quindi sì. Noi siamo, sperimentiamo una coscienza in un corpo, quindi come se fosse un ologramma. Cioè, sai, se vendono raggi gamma, è una metafora per dire, minchia, sì, tu vai a comprarti il pane, ma okay. In realtà stai comprando ologrammi, dice. Sì, stai comprando tecnologia, quella tecnologia. Esatto. Turistica. Palingenetica, obliterazione dell'inconscio. L'inconscio è palingenetica. Non lo so. Si invede si infutura nell'archetipo del globo. Cosa cazzo hai detto rancore? L'amore è palingenetico, obliterazione dell'io cosciente che si infutura nell'archetipo prototipo del. Cioè, Francesco Mariani, l'hai ripetuto, non è che vabbè. Citazione di Freud. Comunque, Freud era un ricchione cocainomane, io te la butto lì. Le mie parole inconsapevolmente si materializzeranno nei milioni di riflessi dello strobo. Niente, non riusciamo neanche a dirla. Quindi, immagini subliminari, riconnessione rettiliana. Allora, tu sai che nel cervello umano c'è l'ipotalamo, il cervelletto, che è identico al cervello dei rettili. Certo. E c'è un cervello rettiliano all'interno del cervello umano, questo in tutti. Sì. Perché si dice che noi non veniamo dalla scimmia, veniamo dai rettili, ma quindi rettili alieni. Alieni, ma extradimensionali. Ho capito. Ok, quindi l'anello mancante non c'è. Perché non si trova l'anello mancante? Perché non c'è l'anello mancante. Certo. Se no, l'anello del conte anche. Sì. Rivincita dei neoplatonici. Eccoli. Dallo Shambhala. I neoplatonici sono quello che diceva Platone. Devi spiegare sono parola per parola. Certo. I neoplatonici sono quelli che diceva che tuo figlio non può essere cresciuto da te. Deve pensarci lo Stato. Perché se tu sei un coglione, mi cresci un bambino coglione. E invece lo Stato deve pensare. Va bene. La macabra natura, il chupacabra. La cabala del movimento delle labbra dell'abracadabra. Quindi la cabala, che è l'esoterismo ebraico nelle formule magiche. Perché poi in questa canzone si va a mischiare le antiche culture, le antiche tradizioni, gli antichi misteri, le cose più moderne come ologrammi, di una realtà che non è che è solo una la realtà, no, è parallela, ma sono tante sfaccettature della stessa cosa. Beh, in realtà anche potrebbe essere semplicemente tante realtà parallele unite in una, nella sua visione in questo Abraxas momento. Maschera di ferro sarà una maschera con cui si trasforma nell'uomo puma, vedi? Pietre e gemme usate dei talismani magici, capito? Okay. Mitraica, ok. Paradiso eterno, inferno e gratis. Matrix e Alcatraz. Esatto. Okay. Una frequenza mischiata mentre la natura suona la sua lemniscata infinita. La lemniscata sarà un tipo di danza, immagino. Ah no, una curva algebrica. Cartesiano, il simbolo dell'infinito, ok. Perché parla di frequenze? Perché le frequenze, quando vibrano, più vibrano lente, più un corpo è solido. Ok, il fatto dei corpi è fatto di frequenze, certo. Più vibri veloce, tipo l'acqua quando vibra veloce, cambia e diventa vapore. Certo. Quindi se tu riesci a modificare le frequenze del tuo corpo attraverso mille tecniche che puoi usare, tu puoi avere poteri infiniti. Puoi morfare, puoi trasmorfare. Questa tecnomadre, no limit, capisci? Perché noi siamo a livello di frequenze e di impulsi elettromagnetici, biochimici, biotermici, non abbiamo eccetera. Limiti. Siamo limitati proprio dalla forma. No, dal fatto di avere, intanto di non avere coscienza di come usare le nostre frequenze. Appunto, siamo limitati dalla forma. Ma siamo limitati da quello che respiri, da quello che mangi, dal McDonald's, dalle onde elettromagnetiche. Ora che hanno ucciso Satana, ma non Lilith. Bello, quindi hanno ucciso Satana nel senso che nessuno crede più a niente. Non quello che poi praticamente è Satana, quindi tutto il vizio. Vita mondana veramente lontana, vedi? Entra nella montagna, esci dalla fontana, coglione. Bene, portami all'Aniene. L'Aniene era dove facevano i congressi greci di merda, vedi? Il fiume romano. Però l'Aniene... Ah, no, mi sono confuso. Era Atene. O alieni, spiriti, demoni che non domini le chiese. Sì. Ionizzatori della metropoli di un paese. Ionizzatori. Un egregore di pendoli. Ah, gli uomini o gli alieni sono spiriti e demoni che non dominano le chiese. Esatto. Che però sono ionizzatori della metropoli di un paese. Capito. Esatto.
esatto, lo Ionic. Le porte alchemiche di notte raccontano le storie magiche dell'entroterra. Bellissimo, questa è una frase fantastica. Quindi la città, la Roma esoterica, la Torino esoterica. Ma anche se c'è l'entroterra proprio italiano, quindi non solo Roma. E... attenti, corpi infradimensionali vogliono ascolto ora che vedo sagome nella serra. I corpi infradimensionali, quelli che ti dicevo prima, che tutti chiamano alieni, ma che in realtà sono solo di un'altra realtà, non di un altro pianeta. Eidolon, senti, gridano Ario. Ah, gli arianesimi erano in contemporanea con i pagani e i cristiani quando c'era la colonizzazione dell'Irlanda cattolica che poi è nato San Patrizio. Posso ascoltare Sfera e Basta? No, Eidolon, greco antico, traslitterato significa immagine o figura, con particolare riferimento agli dèi. Ho capito. L'uomo non controlla più la dinamo, Daimon. Vabbè, ma se non controlli la dinamo, vai dal ciclista un attimo, gli dai una regolata. Daimon è quello che Daimon fa. Daimon era il Goro Daimon, quello dell'uomo tigre. Lettere di vitriol dal deserto libico al Cairo, con uno zaino fino a Zion. Che bella sta. Bello Zion, che sai che la terra è cava, sì. E Zion è l'ultima terra vicino al globo che si è sole. Giù la colpa è ricaduta sugli umani, come le scimmie e i maiali dopo l'arca di Noè. Sono due coccodrilli. Dal sapone di sapone non ce n'è. Questo è sempre il centro asociale. Bolle papale. Solo bolle papale e calvinisti, nomi di Jacques de Molay. Jacques de Molay era un templare che è stato fatto fuori perché lui voleva veramente fare quello giusto. Il templare, giuro. Vero. Per quello che poi dicevano i templari erano eretici, li hanno tolto tutti i soldi la chiesa. Jacques de Molay, ultimo cavaliere. Io ho sempre saputo di essere vittima di politica segreta, ma gestita da servizi segreti. Ma vestita da una setta segreta. La salita per la festa segreta, l'edificio segreto, il sacrificio segreto. Quindi nella grotta segreta del pianeta. Tutto segreto, eh? Vabbè, tutto è entro terra del pianeta, sì, per combattere la lotta segreta con la flotta creata da una chimica segreta controllata da me. Quando saprà come chiudere la torre, sì. Sono io, colpa mia. Pioggia di veleno, rocce, non è vero. Il mistero del laboratorio fra le gocce al mercurio nero, orgia. Al mercurio rosso, chi porta dissonanze nell'auditorium? Fada. Ischia, piramide di Giza, Kabul, a solo 280 euro con Easy Line. Sono lo chef fino a finire a Uraum. Ureum, credo che siano le città sotterranee della Terra Cava. Vedi, Mersa e Mesopotamia. E Abramo. Scusa, esatto. Cazzo dici? Ma perché dici? Sì. Chi si innamora del suo pianeta? È qua lui. Chi lo divora? Chi chiama la zia? Chi va a Portapila? Chi va a Portapila? E il cielo è sempre più blu. È vero, eh? Così ha fatto una citazione. Ma c'è che abbiamo 11%. Chi mi voleva virtuale non capirà. Io viaggio lontano, stringa per stringa, che è la teoria delle stringhe, che poi è adesso la moderna teoria delle infinite dimensioni e di infinite cose. Quella che di Chele non ha capito. Conosco infiniti modi. È quella che fa. Conosco infiniti modi di comunicare, ma parla l'italiano, mi selletica la lingua. Qua è molto che italianissimo lui. Io voglio solo tornare nel mio pianeta, in quella semplicità che non c'è quando non c'era internet e non c'era la TV. Ma mi sa che è proprio quello che intende. Esatto, ricominciare a sognare questo pianeta, parlare in modo che ci sia anche tu, ascoltare il mio cuore nella pineta e ascoltarti modo ad addormentarmi vicino alla terra, camporella proprio. In pineta, poi faccio l'amore ma addormento con la testa sulle sisse. Esattamente quello, però questa è la tu semplicità l'hai sporcata, che non c'è bellissimo. Più per la semplicità di una volta che si andava in pineta in camporella. Raga, adesso tiriamo un attimo le conclusioni veloci del disco. Che bella sta canzone, molto allora, che poi sono tutte le teorie disco, secondo me che tu vai sempre a bocciare, è quello che sto perché dicendo. Non riesci ad accettare che la terra è cava. Raga, quello che dico io, secondo me questo è un disco che va ascoltato bene. Io stesso io non colgo tutti i significati, parlo non coglie alcuni significati perché ognuno di noi ha della cultura differente. E ancora si vede che ha preso proprio tutto quello che è il suo interesse. È un poeta, perché alla fine da qua viene sì, fuori un poeta, è un poeta, è un po' raccio anche. Sì, un po' raccio, perché ancora sta a fare cose se ecco. Non ti ascolta nessuno, non ascolta Sfera e Basta. Comunque no, il disco è figo, il disco è figo, brutto anche parlarne perché si lecca il culo, quindi non... Ma no, io ho detto quando non mi piacciono le cose, intanto o canti o non canti. Canta, cazzo te ne frega, canta, mi canta tutti, canta pure le cose, caccio, come si chiama? Gali, Gali. Fai cantare tutti, il cantagali. Cantagali. Raga, noi vi salutiamo, ci vediamo settimana prossima per le prossime reaction. State tuned perché c'è tanta roba. State tuned. C'è tanta roba al fuoco. Tuned state of mind. Sì, sì, sì. Comunque, questa è Sangue di Drago, ma Sangue di Drago è più bella ancora. No. Ho schiacciato la scrivania. È più bello ancora. Ciao, Rancore. Arlecchino. Ciao, aiuto!